sindacale dell'amministrazione comunale di Firenze e rappresentata dalla gestione della mobilità alternativa, in particolare della mobilità ciclistica, mobilità dolce. Nel corso degli anni le piste ciclabili sono state progressivamente implementate, sino a partire dagli anni 90, quando ci sono stati i primi investimenti lungo i viali circonvallazione. Successivamente la rete si è estesa progressivamente in maniera, diciamo, non omogenea, per cui oggi, grazie alle risorse del PONMETRO, l'amministrazione sta trovando la forza per riammagliare la rete e al tempo stesso estenderla per poter raggiungere oltre 120 km di piste. Al tempo stesso tali risorse ci consentono di poter eseguire vari obiettivi. In primis consentire anche a chi fruisce sempre del bike sharing di poter raggiungere con il prossimo utilizzo delle bici elettriche le destinazioni più lontane e quindi non dover necessariamente utilizzare l'auto per poter raggiungere il centro città. Altra cosa, con l'integrazione grazie alla tranvia o al treno, la bicicletta ci consente appunto di coprire l'ultimo, cosiddetto ultimo miglio. Tutti i sistemi, diciamo, che ci consentono di non utilizzare il mezzo privato e di poter quindi abbattere gli inquinanti. Sempre grazie alle risorse, obiettivo dell'amministrazione è poter raggiungere i 20.000 posti bici rispetto agli attuali circa 17.000.